Amici di Sport Action, buonasera. Buonasera, sono un pochino agitato, Luca Bottazzi, che saluto e ringrazio per l'amicizia dimostrata nel voler partecipare a questo, a tutti gli effetti, un esperimento, Luca, perché io e te personalmente non ci vediamo da 40 anni più o meno, ovvero da quando ti feci da arbitro in un torneo molto importante, era il Bonfiglio, sul campo centrale. Io ricordavo il campo numero 8 del Tennis Milano, invece tu mi hai corretto quando siamo zitti per telefono. No, ti sbagli, era il campo centrale. Ricordo quella giornata con emozione, perché per me che avevo 4 anni, 4-5 anni meno di te, era un'emozione incredibile arbitrare Luca Bottazzi, che rappresentava il nemico storico di noi del Tennis Milano, perché Luca, tu arrivavi per la Serie A per giocare contro Massimo Rivaroli, Nicola Canessa, rappresentando lo Junior, giusto? All'epoca. Sì, fino under 18 Lì, vestivo la maglia dello Junior, dopodiché, dopo un anno al Jolly di Novate Milanese, sono approdato al Tennis Milano Alberto Bonacossa. sei arrivato da noi, per cui lì e poi è cambiata tutta la storia. Allora, a quelli che diranno: boh, ma tu già non ne capisci di motori, anche se sono 20 anni che fai finta di capirne, di dire che cosa capisci di tennis? Ragazzi, è stato il mio primo amore, l'amore di famiglia, l'amore che mi ha trasmesso mio papà. Io ho vissuto letteralmente per il tennis per almeno 15 anni, cioè pensavo solo a quello, niente ragazze, niente. Sì, il motorino sì, perché mi serviva per andare al tennis, per cui per me è stato il primo vero grande amore, con i risultati che sono riuscito a ottenere. Però io vivevo per questi ragazzi, no? Per questo che all'epoca era un ragazzo, Luca Bottazzi, che giocava, era uno di quelli che noi sognavamo di imitare. Adesso la sua carriera l'ha portato a essere docente universitario, per cui ha un'infinità di cose di cui parlarci. Perché io, Luca, solo per chiarire poi come è andato il mio rapporto col tennis, ho abbandonato l'attività nel 90, per cui tantissimi anni fa, quando ho riprovato ad avvicinarmi a quello che era il mio sport, per dire: ma sì, dai, riproviamo, l'ho amato così tanto perché lo amo ancora, ma perché non praticarlo? Ho trovato uno sport che non era più il mio, per cui è una grandissima difficoltà. È uno sport che, ahimè, non mi piace più come mi piaceva quello di allora, dove eravamo tutti più o meno belli, no? Da vedere, cercavamo tutti il gesto, per cui questo è un altro degli argomenti che vorrei trattare con te, se avrai voglia, questa sera. C'è, cioè, il fatto che adesso è cambiato tutto, è cambiato il gesto, quanto importa l'estetica, no? Quella che comunque a noi veniva insegnata dai nostri istruttori, da Gino Beretta, da Aldo Mei, da Vicente, da Valentini, insomma, da tutti quelli che ci hanno insegnato in quegli anni. Per cui, Luca, le domande che voglio farti sono tantissime. Permettimi di farti vedere qua e far vedere anche agli amici a casa qualche scatto di te quando ti guardavamo giocare, ti sognavamo come idolo, no? Di noi ragazzini di 14 anni. Con quella racchetta, tu avevi una Yonex, me la ricordo ancora, la Yonex, quella un po' verdina, o sbaglio, Sì, esatto. di Una racchetta metallo. Era una innovativa per l'epoca. era Una racchetta innovativa per l'epoca. assolutamente sì. Infatti, cos'era, metallo? Che materiale Ma metallo, alluminio, era? Alluminio. non saprei dire di preciso. Erano racchette di metallo che sono state poi inventate tanto tempo fa, perché il brevetto è di Lacoste, ma l'ideatore si chiama William Learned, che era un giocatore dei primi del Novecento, della squadra di Coppa Davis degli Stati Uniti, proprio compagno di Dwight Finley Davis, il padre della Coppa Davis, quello che l'ha inventato. Ti faccio vedere anche qualche foto, faccio vedere ai nostri amici che ci seguono qualche foto che ti ritrae con dei veri emblemi di questa disciplina. Questo è Newcomb, che era anche l'idolo delle donne, meraviglioso atleta. Come mai eri con lui qua? Ma perché ho avuto la fortuna di averlo come maestro, in qualche settimana d'estate durante i miei 17-18 anni, e siamo rimasti ancora amici. Ci sentiamo chiaramente poche volte perché lui vive in Australia, però per Capodanno e diciamo prima di Wimbledon sentiamo sempre, abbiamo sempre mantenuto un grande rapporto. Aldo Mei, che era il mio maestro, era il suo braccio destro, lui veniva in Italia a fare delle clinic. E ricordo che il mio primo Wimbledon da juniores, non avevo il campo per allenarmi ed è stato lui a trovarmi A farti l'occasione di giocare. conoscerlo.
campo. Qui invece sono con Vittorio Crotta, che è stato capitano di Coppa Davis, qui ero molto giovane, erano altri tempi. Beh, assolutamente. Qua eri con un altro dei nostri idoli. Qui siamo a Londra, alle ATP Finals, alla O2 Arena, e sono qui con il codice del tennis Bill Tilden, Arte e Scienza del Gioco, uno dei miei libri che ho regalato a Stefano, è un libro che mi vanto di che sia al Museo dell'All England Club a Wimbledon, è un libro poi presentato proprio da John Newcombe e da Gianni Clerici, insomma un bel doppio, due Hall of Fame doc. Assolutamente sì, tra l'altro per quanto riguarda il libro permettimi di far vedere agli amici appassionati questo che è ancora nella top 10 dei libri più venduti, Breakpoint, ci vuoi riassumere Luca di che cosa si tratta, che tipo di pubblicazione è, che libro è? Ma questo diciamo è una dichiarazione d'amore al gioco del tennis attraverso gli occhi di un tempo di un ragazzo che tentava di diventare professionista, rivisitato, diciamo, attraverso la lente di ingrandimento di quello che oggi è un insegnante, un professore universitario. Praticamente parla della storia del tennis nel nostro paese, come nasce, su quali radici, come si diffonde, e ovviamente di questa magnifica avventura dell'Internazionale d'Italia, magnificato dalla vittoria, dalle performance di grandi campioni, che io ho avuto la fortuna, alcuni, di incrociare sul campo, altri di averli come maestri e altri di conoscerli, perché chiaramente erano troppo vecchi, come Lucia Valerio, come i fratelli del Bello, Gardini, Merlo. Merlo, tra l'altro, l'ho avuto anche come insegnante, Beppe Merlo. E così Sirola, che è stato un mio capitano, addirittura da giovanissimo. Mi ricordo la prima volta sull'erba a Eastbourne, da under 14, insieme a Francesco Cancellotti, che era il mio inseparabile compagno di doppio, il capitano era proprio lui, Orlando Sirola, l'unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli ad aver raggiunto proprio a Wimbledon nel 55 la finale all'All England Club sull'erba di Wimbledon, chiaramente nel doppio, poi Berrettini lo farà nel 2019 nel singolare, ecco. E quindi ci sono tante storie nelle storie che raccontano quali sono i colori del tennis, le atmosfere del tennis e in parte anche i segreti di questo gioco, che è un gioco metafisico perché va oltre la rete, come dicono tanti filosofi, scrittori, studiosi, tra gli ultimi Alessandro Baricco, appunto, parla di tennis come metafora della vita, insomma la partita se ne vedono di tutti i colori, sono continue cadute e riprese, se vogliamo anche faticoso, del discorso, proprio come accade nella vita. Nella vita, infatti, sono tanti gli spunti che solo in queste parole che hai detto presentando il libro. Ho riflettuto sul fatto che tu hai giocato con Beppe Merlo, no? Hai citato Fausto Gardini, con il quale ho avuto la sfortuna di incrociare la racchetta in un doppio domenicale, sai quando hai 14-15 anni e pensi di essere forte. Io e il mio amico Andrea Bordin, che tra l'altro penso ci stia seguendo e con il quale litigo spesso per la questione Roger Federer, il più bello inarrivabile per tutti, contro Djokovic o Medvedev, che sono brutti da vedere, no? Per cui Federer come l'emblema del tennis, ma questo magari ne parliamo dopo. Incrociamo la racchetta con Gardini e un altro suo amico, Sidorini, che erano su un campo a giocare, e ho detto: ma sì, andiamo dentro, tanto a questi due vecchi non gliela facciamo mai vedere. Ti puoi immaginare come siamo usciti dal campo, ramazzati in quella domenica pomeriggio piovosa, ci fecero un bel... E lì capì che il tennis era qualcosa di diverso, perché forse non è solo il bello, no? Non è solo l'impostazione, ma è come quella palla la riesci ad addomesticare, la riesci a modellare, no? Riesci a giocare sul tempo, gli spazi, modellare il campo sulla base del tuo gioco. E beh, la palla dal punto di vista del gioco è tutto, cioè i segreti del tennis sono nella palla, perché la palla modifica intellettualmente il pensiero e l'azione motoria, volgarmente definita tecnica, perché a seconda del rapporto che tu riesci a stabilire con lei, dipende
se attaccherai, se difenderai, se manovrerai e con quanta dose di veleno, per dire, no? Come si può correlare addirittura alla cucina, voglio dire, quanto sale mettere nell'acqua prima della pasta, quanto farla bollire, cioè non c'è mai un tempo esatto, perfetto, è pressapoco quella cosa lì che di volta in volta prende forma e quindi assume una dimensione diversa, tant'è che non c'è mai una partita uguale all'altra, neanche la più scontata. Perché? Perché anche se gioca il numero uno del mondo contro il numero mille, e ovviamente vincerà il numero uno del mondo, ma l'interesse è scoprire quando la catena, l'anello debole della catena si romperà e quindi determinerà la vittoria ovviamente del giocatore più forte. In quale modo e in che modo questo processo avviene, muta e cambia di volta in volta, e questo io credo sia il compendio, la cosa meravigliosa di questo gioco, che va oltre la superficie del gesto, che a mio modo di vedere è sempre stato sopravvalutato, ovviamente per motivi commerciali, e poter allargare il discorso e poter attirare, diciamo, verso un interesse gravitazionale più persone possibili, è chiaro che bisogna illustrare quel prodotto nella forma più basica, però nel contempo è anche un errore, perché si trasmette un messaggio superficiale, non leggero, perché la leggerezza, come diceva Calvino, è qualcosa che cala dall'alto, il sapere, senza pesi sul cuore. Nell'altro caso, purtroppo, il bar sport, che ormai è presente dappertutto, fa un'insi su facilotta. Purtroppo è difficile fare una sintesi seria, perché una sintesi seria sono le cose che fa la fisica. Ora, senza voler tirare in ballo per forza dei geni assoluti, ma E uguale mc2 al quadrato, la teoria della relatività di Einstein, dietro ci sono chilometri di calcoli, cioè non è inutile, cioè, cercare di rendere il gioco del tennis, che è il gioco del bridge, il rubamazzo. Non è così. Ovviamente bisogna cercare di somministrare agli appassionati reali strumenti per poter capire qualcosa di più di questo gioco, perché a tutti gli effetti posso affermare che si capisce poco o niente, lo si vede dai commenti della gente, da cosa scrive, da cosa... Dicono le cose di 50 anni fa, non ha la testa, che braccio. Sai cosa scrive Wilfred Baddeley, campione di Wimbledon 1885, quindi 140 anni fa? Scrive: il pubblico capisce solo chi vince. Ma porca miseria, che differenza c'è con oggi? Quindi io credo che chi fa diffusione abbia perlomeno qualche responsabilità, perché non è che il pubblico non sia in grado di capire. Se tu non spieghi e non fornisci gli elementi per crescere, alla fine sei solo attirato da che cosa? Dalla superficie delle cose. Surfi in modo liquido, società liquida, per dirla alla Bauman. Questo è un modo per fare soldi? Ma probabilmente sì, è un modo speculare, una speculazione, perché se io una materia la rendo minimale, basic, faccio un esempio banale: se Roger Federer dovesse fare un punto secco contro i 10.000 spettatori del campo centrale, forse non li vince tutti i 10.000, fa un doppio fallo, cioè uno lo perde, e quindi uno potrebbe dire: hai visto, ho battuto Federer, così come in un quizzone televisivo aperto a qualsiasi domanda. Anche la casalinga di Voghera potrebbe azzeccare la risposta, mentre il premio Nobel no. E allora, in questo appiattimento generale, tutti sono coinvolti,
e diventa una lotteria. E chi non ha mai comprato un biglietto della lotteria in 8 miliardi di persone che vivono la Terra? Se togliamo i bambini, voglio dire, i piccoli, proprio i giovanissimi, ma anche nei paesi più disastrati, una lotteria, dico, di piccolo cabotaggio, tutti nella vita l'hanno giocato. Certo. Ecco, quindi il tombolone mondiale fa gola, perché tu allarghi il tuo pubblico e magari accalappi, come la calappia cani, i cani randagi, accalappi magari miliardi di persone, sei contento. Però poi paghi anche un prezzo per questa nuclearizzazione dell'intelletto. Però d'altronde non, questo non è il tennis, questo purtroppo è l'epoca, è il mondo in cui viviamo, e lo si vede plasticamente in ogni proposta che viene esibita in televisione, al telegiornale, cioè purtroppo è così. Per fortuna esistono delle nicchie culturali che per fortuna non cedono a questo, diciamo, a questa speculazione da supermercato, e quindi si resta in qualche modo in piedi, ecco. Ecco Luca, tra l'altro, per i 20 anni e passa che ho passato, che ho trascorso a parlare di motori, negli ultimi tempi, chi mi segue lo sa, spesso mi lamento di quello che tu hai detto con parole molto più sofisticate, molto più ricercate di quelle che utilizzo io, perché spesso mi metto le mani nei capelli e dico: non è possibile raccontare una disciplina, uno sport in quel modo lì. Mi sembra di aver capito, e non ci siamo messi d'accordo, perché ci siamo sentiti stamattina per fare questa cosa stasera, così, una delle solite prove che mi piace fare per capire se l'appassionato di tennis come sono io recepisce questo messaggio. Ahimè, il fatto che lo sport non sia più raccontato come una volta probabilmente è vero. Magari qualcuno dirà: sì, ma ti ricordi quando Guido Oddo diceva due parole, poi stava zitto 47 secondi di fila? Lo stesso dicasi per il compianto Mario Poltronieri. Io non lo so, però forse c'era una cultura diversa alla base, no? di quelle voci lì. Ma c'è una cultura diversa probabilmente anche nel pubblico, perché se seguiamo certi discorsi di gente che ne sa molto più di me, che insegna anche all'università, come il sottoscritto, in materie fondamentali come filosofia, la pedagogia, basta sentire, non so, una lezione di Galimberti, così come di Crepé, per citarne due, insomma, è sotto gli occhi della scienza, delle evidenze scientifiche, come oggi mediamente si usino poche parole. Molte persone non usano più di 200-300 parole nel proprio vocabolario, e meno parole hai, meno puoi elaborare un pensiero, per cui diventa tutto preda dello slogan pubblicitario. E chiaramente la macchina mediatica è una favolosa macchina per vendere lo shampoo e la merendina. L'evento è la scusa per vendere lo shampoo e la merendina. Poi, se qualcuno dice che con lo shampoo uno diventa più colto e intelligente perché se lo mette in testa, sono probabilmente in grado anche di dire questo, questa enormità, e qualcuno ci crede, più di qualcuno magari ci può anche credere. Del resto, sai che sono, almeno dai dati, almeno il 5% della popolazione italiana pare siano dei terrapiattisti, e quindi vuol dire più di 2-3 milioni di persone. La sede centrale è a Londra, quindi è una cosa internazionale. Io mi domando se all'epoca di Galileo, il padre del metodo scientifico, che chi sosteneva che la Terra fosse rotonda, quindi, e non piatta, io penso che fossero nettamente meno del 5% della popolazione. Con tutto quello che abbiamo, il 5%, quindi vuol dire che se la guardiamo da questo punto di vista è un disastro. Tutti hanno un'opinione, perché siamo in democrazia, giusto, benissimo, ma avere un'opinione su tutto, io per esempio a volte perdo anche un po' la pazienza nel mio campo, quindi parlo del tennis, degli ambiti che vanno oltre chiaramente l'ovvio del risultato, quindi parliamo di
della disciplina a 360 gradi, quindi gli aspetti circolari, insegnamento, apprendimento, la metodologia, la didattica, la statistica, la fisiologia, cioè ci sono la DMU, che è la didattica del movimento umano, cioè se uno ignora tutte queste cose, ma come può parlare di una disciplina, peggio ancora insegnarla, perché non è insegnare un gesto, non c'entra nulla, cioè il tennis non è come, mi viene in mente Lillo, vietato ridere, lì, LOL, quello dei comici, sì, dove c'è Posamen. Sì. Non è Posamen giocare a tennis, non è che devi fare la mossa così o così. Ti devi rapportare alla palla, in rapporto a come la capisci tu e a come sei tu, alle tue doti coordinative, senso percettive, e quindi per avere questa equazione spazio-temporale che ti permette di poter dominare più o meno l'azione di gioco, e più riesci ad anticipare, quindi a immaginare e avere una stima corretta di quello che sarà, e più sei forte. Ma questo capita in tutti i giochi con la palla, e mi permetto di dire probabilmente anche, e non ci capisco nulla, nei motori, nell'automobilismo, nel motociclismo. Se tu non prevedi prima la curva ma vai dritto, lì poi rischi di ammazzarti pure, voglio dire. Per cui gli sport in generale sono molto intellettuali. Allora qualcuno potrebbe dire, allora il premio Nobel per la fisica dovrebbe essere il campione del mondo di tennis. No, perché non ha un'immaginazione correlata al gioco, a quel gioco lì. Ce l'ha sulla fisica o sulla matematica, quindi è molto settoriale. Ora, per citare degli autori, lo so, Gardner, un grande pedagogo che ha scritto Intelligenze multiple, e le intelligenze sono multiple, voglio dire, non è tutto. Ci sono degli allievi che hanno predisposizioni alla lettura, altri all'eloquio, altri magari alla forza fisica, all'agilità, all'esplosività, cioè ognuno ha, diciamo, il suo talento, e questo è il talento, perché è una cosa estrinseca, cioè una predisposizione che si nota e può avere diversi dosaggi. Il genio è un'altra cosa, il genio è comprendere qualcosa che non c'è. Qualcuno ha capito che la luce curva vicino alle stelle e poi l'ha provata con formule matematiche. Ecco, quindi il genio vuol dire che sa stimare in anticipo qualcosa che deve avvenire, e questo è quello che fanno i grandi fuoriclasse: Messi, Maradona, Jordan, Federer, Nadal, Djokovic. La cosa spaventosa, a mio modo di vedere, è come la narrazione da bar sport commerciale abbia venduto Federer, che è un testimonial favoloso, certo non lo scopro io, come il compendio del tennis, facendo passare due altri fuoriclasse della sua stessa specie come Nadal e Djokovic come quasi dei comprimari. Ecco, questa cosa qui è incredibile. E perché avviene questo? Avviene questo perché, l'ho già detto in altre interviste, Federer è un classico, come Federer si è sempre giocato, non nello spazio-tempo siderale dello svizzero, che usa altri materiali e altre tecnologie, e quindi gioca molto più in fretta, ma a livello di gestualità Federer riassume le gesta di Hood, di Tilden, di Kramer, di Gonzalez, è un classico, è come... e quindi è facile da vendere, è un testimone, chiunque ha potuto parlare di tennis, cioè vendi il ghiaccio agli eschimesi con Federer, e quindi essendo un veicolo per il marketing favoloso, perché è immediato, si può definire, come ho già detto, un manierista, cioè un Caravaggio, per dire. Io l'ho definito un Piero della Francesca che turbina la velocità di, per esempio, Federer. E quindi tutti capiscono Caravaggio, Raffaello, mentre Medvedev, che si può accostare, visto che è russo, a Kandinsky, padre dell'arte astratta, e come fai a spiegarlo al pubblico che non ha neanche capito che è la palla
il segreto del tennis, perché stanno tutti a vedere il gesto, la forma del gesto, la forma del gesto, la precisione nella forma del gesto, che è pure presa a modello come tecnica, non conta niente nel tennis, zero, assoluto, non è la ginnastica artistica dove la precisione nel gesto è tutto. Riguardo al gesto, ciò che conta è la precisione rispetto alla palla, al tempo che è sulla palla, tant'è che non esiste un campione che ha un gesto uguale a un altro, così come lo stesso campione non può ripetere lo stesso gesto. Faccio un ulteriore esempio pratico. Immaginate di servire un servizio, non so, di Federer, di Nadal, di Djokovic, che termina all'incrocio delle righe, alla T, ok? A 200 all'ora, poi lo stesso servizio a 200 all'ora fuori di un centimetro. Dal punto di vista esecutivo del gesto, è lo stesso gesto, cioè prenderebbe 10 da una giuria, uno sport tecnico compositore, traduco, ginnastica artistica, tuffi. Nel tennis è semplicemente un punto per te, ace, oppure fuori, devi servire la seconda palla. E così nel calcio, tiro da 30 metri, incrocio dei pali, tiro da 30 metri, incrocio dei pali, gol, uno è gol, l'altro non è gol, ma l'azione esecutiva è la stessa, eppure gli approfondimenti si incentrano su questa roba che non serve a niente, cioè non ha nulla a che vedere, cioè parlano di un tennis che è la ginnastica artistica. Poi, se vogliamo dire che Federer danza sul campo come Nuraev, che Federer dà la sensazione, perché essendo un grande attore, per dirla alla Gassman, è un grande replica un falso, cioè l'attore cosa fa? Interpreta dei ruoli, e Federer dà l'impressione di non faticare. Ma voi credete che non faccia fatica a giocare 5 ore a tennis? Oppure che non abbia paura? E voi credete che non abbia paura un giocatore come Federer, che ha perso più di 23 partite col match point a favore? Praticamente un record al contrario, malgrado sia uno dei più grandi in assoluto. Per cui ha fatto credere quello che non è. Si parla di questi gesti che nel tennis, dal punto di vista, voglio dire, funzionale, quindi della disciplina, contano come il 2 di bastoni a briscola quando la briscola è denari. E poi questi highlights onnipresenti del colpo vincente, ma non si vince col colpo vincente a tennis. A tennis si vince quando si riesce a rompere l'anello debole della catena dell'avversario. Quindi, tra i tre modi attraverso i quali si fa il punto, vincente, errore procurato, errore gratuito, l'anello debole si manifesta quando tu riesci a rompere il gioco avversario attraverso l'errore procurato. È lì che cadono tutte le certezze. Del resto, in un primo turno slam, quando Djokovic o Federer, Nadal incontrano il numero 150 del mondo, subiscono dei vincenti, degli ace, ma voi credete che quell'avversario trova il modo di far sbagliare Djokovic, Federer, Nadal? Ma no, probabilmente non ci riescono neanche nei quarti di finale, in semifinale. È complicatissimo, quindi è un gioco così intellettuale, è un labirinto dove non si esce quasi mai, bisogna sopravvivere. E quindi ci sarebbe molto spazio per raccontare questo sport, gioco dell'intelletto e della destrezza per eccellenza, mio cristianissimo e amatissimo signore. Scrive Antonio Scaino da Salò, nel primo trattato del gioco di palla, e quindi della palla a corda, al suo signore Alfonso II Duca d'Este. Siamo nel 1555, studiavano un po' di più, però mamma mia, assolutamente sì, certo, è Luca, che quella bellezza, no, del gesto di Federer lo ha sicuramente aiutato, perché comunque i successi che ha ottenuto, le partite che ha vinto con quella bellezza lì, con quell'estetica lì, sicuramente lo hanno portato ad essere quello di cui si parla in quei bar, no? Dove la mattina poi ci si vede, se si parla ancora di tennis, non lo so, ma penso di sì, perché sicuramente si è ampliata quella platea, come dicevi tu all'inizio della trasmissione. È un bene o un male, non lo so, uno sport più elitario ma più culturalmente avanzato, è sicuramente
più intrigante, no? Per un appassionato vero, piuttosto che uno sport che viene portato alla massa, che poi magari capisce poco certi aspetti. E sono quelli che mi piacerebbe poter approfondire, magari anche nel corso di altre serate, se avrei tempo e voglia di discuterlo. Però sicuramente quella bellezza lì estetica lo ha aiutato parecchio, no? Per quello io non riesco mai ad aver ragione con il mio amico Andrea quando discutiamo di queste cose. Quell'aspetto lì, siccome parliamo di superficie, è certamente importante, infatti l'ho detto, è il testimonial più facile di tutti, per cui allarga la platea. A quel punto tu hai l'occasione, una volta diciamo carpite, accalappiate, attirate verso di te, verso il tuo settore, questa grande platea, mi permetto di dire, di incolti tennistici, di somministrare loro a poco un po' di qualche sapere, e invece no, si resta lì a guarda com'è sciolto, guarda ci ha creduto, che bello il rovescio a una mano, che bello questo taglio, che bello questo piatto. Tanto per dire, ma intanto tutti i colpi piatti e tagliati non li ha inventati Roger Federer, perché sono un retaggio rinascimentale, cioè così giocava Enrico VIII, Francesco I di Francia, gli estensi, quindi è una cosa che ha secoli. Quindi, quando si parla anche di questo, quando si danno i tagli sotto la palla, i famosi underspin, qualcuno sa che hanno un retaggio rinascimentale? No. Quindi, anche continuare ad andare avanti senza sapere mai niente di nulla e restare, diciamo così, un attimo affascinati oppure abbagliati, come quella volpe che viene abbagliata dai fari di un'automobile sul ciglio della strada perché non sa manco lei che cosa stia accadendo, è un vantaggio che dovrebbe la parte, diciamo, mediatica e commerciale approfittare per agganciare ancora di più, cercando di istruire i nuovi arrivati invece di blandirli e costruire su di loro un nuovo gioco. Siccome non si capisce nulla, allora facciamo che si gioca che arriva prima tre. E che roba è? Cioè, ma neanche a nascondino si gioca. Ma così lo capiscono tutti e tutti sono più contenti. Benissimo, io posso anche... Le cose si evolvono, cambiano, ma non possono completamente mutare nel loro DNA perché poi rischi di restare con nulla in mano. Cioè distruggi completamente la gallina dalle uova d'oro, che è secolare, per tentare di fare un grande fatturato immediato oggi per non avere nulla domani. Quindi anche quando si muovono queste cose bisognerebbe stare attenti. Per esempio il punto secco nel game. Il punto secco non ha un DNA tennistico, a differenza del tiebreak, che quando l'hanno imposto per cercare di accorciare i set, perché prima senza tiebreak si andava all'infinito, il tiebreak comunque devi vincere sempre con due punti di vantaggio, così come nel game. Il punto secco nel game non appartiene al DNA del tennis. Perché? Perché se si gioca con due punti di distacco ha maggior peso intelletto e destrezza, se si gioca con un solo punto di distacco ha maggior peso il fatto. Io sfido chiunque in una tavola rotonda a dire che anche dal punto di vista dello spettacolo è più spettacolare il fato rispetto all'intelletto e alla destrezza. Cioè, quindi, e chi scriveva questa cosa qui? Già Antonio Scaino da Salò, poi Gosselin, che alla corte del re di Francia poi ha redatto il regolamento nel 1599, perché poi questo tennis antico ha un albo d'oro dal 1740, è lo sport più antico che esista. Il real tennis, il vero tennis, costola del lawn tennis, quello che oggi noi conosciamo e che nasce perché ci sono delle evoluzioni tecnologiche. Lynn Budding inventa la macchina per rullare e tagliare l'erba e Charles Goodyear la vulcanizzazione della gomma. Poi Goodyear è un nome a te certamente conosciuto, vulcanizzazione della gomma, e quindi si sono accesi i motori degli sport moderni. Il British Empire, con questo grande impero, ha praticamente razionalizzato giochi che già esistevano: calcio fiorentino, lo scanno, pallapugno, il bracciale, il real tennis. Il punteggio è lo stesso
di un tempo, sempre col 15, col 30, col 40, col gioco, bisogna fare 4 punti per fare il game, 2 punti di distacco, si arriva a 6, e quindi con la palla vuota e rimbalzante, perché le palle rinascimentali non erano chiaramente vulcanizzate, erano diverse, e infatti col club delle Ballette, di cui mi onoro di far parte, sono uno dei soci fondatori, dedicato per l'appunto al nostro socio, il nostro presidente onorario Gianni Clerici, è un club che riunisce tutte le corti rinascimentali dove si giocava per l'appunto, ecco qui con Gianni che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, e ci ha lasciato una grande eredità culturale che io sento nel mio piccolo di provare a portare avanti, invece che stare a fare il rubamazzo. Quindi a questo punto, come Luca, dicevo, le balette... Tu hai parlato del... Ah, scusami, sì. Scusami. Vai, vai. No, tu hai parlato del punto secco. Tra l'altro, sì. Ricordo che a fine anni 70 a San Juan de Porto Rico, quello fu un esperimento, la sudden death fu utilizzata in quell'occasione, poi non ebbe un seguito, se non ricordo male, la vidi solo in quel caso, per cui c'era il punto secco, che però non ci apparteneva, difatti poi... Credo che fu abbandonato direttamente, no? Non ebbe seguito. Sì, ma ne hanno provate tante. Negli anni 70 c'era anche il WTT, cioè l'Intercity americana, dove giocavano maschi e femmine, il giocatore entrava dalla panchina, a metà partita si poteva sostituire nel singolare come se fosse una specie di calcio tennis. Mm-hmm. Poi non è riuscito, non è decollato, cioè era la classica esibizione, come si dice in gergo, l'americanata per popcorn e patatine, per spettatori, con canottiera, cappello portabibite, sputacchiera di fortuna, per dirla alla David Foster Wallace, così la grande penna dello scrittore americano descrive alcuni appassionati di nuovo corso sulle tribune di Flushing Meadows. Certo. Certo, Luca, c'è un altro aspetto che mi ha lasciato veramente perplesso. Era tanto tempo, ma parlo di anni, che non seguivo la Coppa Davis, essendo stata trasmessa da Rai nelle scorse settimane. Ci sono capitato, no? Sono capitato, mio figlio stava guardando e subito non mi sono reso conto, no? 2 set su 3. Poi approfondisco, faccio qualche domanda, mi dicono: no, sono 2 singolari e 1 doppio. 2 singolari e 1 doppio. 2 set su 3, col telecronista, speriamo, abbiamo l'occasione di rimettere le mani sulla gloriosa insalatiera. E lì dico: cavoli, ma noi che abbiamo vissuto, ma anche rispetto per i giocatori che hanno lottato a volte fino al quinto set del quinto match, no? Per cui sul 2 pari, dopo 2 singolari, 3 singolari, 1 doppio, cioè, che senso ha chiamarla ancora Coppa Davis? Relegarla a una sorta di non so, una sorta di esibizione. Io dico, da un certo punto di vista, non mi sono pentito di avere un pochino abbandonato il tennis, no? Di non seguirlo, non averlo più seguito come facevo. Io vivevo di tennis, per cui vedere che adesso la Coppa Davis è relegata a questo ruolo di show, ma show anche brutto, non è neanche uno show, mi deprime, no? Mi ha veramente lasciato una mare in bocca incredibile. Luca, vorrei capire da te cosa ne pensi. Beh, intanto penso che tu abbia sbagliato a lasciare il tennis, e ti invito a ripensarci, perché il tennis ha una parte oscura come la luna e una parte meravigliosa e brillante, perché resta sempre, malgrado i tentativi di farlo calare a picco per motivi commerciali, resta sempre uno sport straordinario, tant'è che è il 5° sport più seguito al mondo, con 1 miliardo di appassionati, 90 milioni di praticanti, è lo sport più praticato dalle donne ed è il primo sport individuale al mondo, come numeri. E più ancora, è uno sport che riesce a catalizzare l'attenzione di centinaia di milioni di telespettatori quando arriva sui palcoscenici più importanti, come la finale di Wimbledon o la finale degli Slam. Si arriva anche a oltre 1 miliardo di telespettatori per vedere 2 giocatori, non 22, ma 2,
che giocano magari 5 ore di fila. 5 ore di fila si può guardare un'Olimpiade, ma vedi diverse discipline con diversi atleti. Una finale mondiale, come l'ultima meravigliosa che abbiamo visto in Qatar tra Argentina e Francia, è finita ai rigori, ma dura 1 ora e mezza, 2 ore, con la prima, non 5 ore. E poi sono 22 giocatori. Quindi 5 ore con 2 soli interpreti che mantengono incollati al televisore così tanti telespettatori, ma non c'è neanche l'Angelus papale, l'incoronazione della regina d'Inghilterra. È difficile. Forse, ecco, quando Armstrong ha messo il piede sulla Luna nel 69 hanno fatto meglio, quindi bisogna tornare sulla Luna per fare meglio del tennis, per farla breve. Quindi è una formula che è vincente. Il tennis ha già in sé la formula lunga, il vero tennis, il 3 su 5 o il 2 su 3. Cosa vogliono fare? Il colpo secco? Non so, come dicevo prima, così Federer sfida i 10.000 spettatori del centrale, magari perde 2 o 3 punti, e così lo spettatore che batte Federer può raccontarlo in ufficio. Non so, è questo una via commerciale? Può essere interessante, voglio dire, per circolare del, non so, delle menti poco abitate, ma è possibile, per carità, siamo alla lotteria, alla tombola, e alla tombola, lotteria, dai, sanno tutti giocare, tutti sanno cos'è, quindi se andiamo verso quella roba lì, commercialmente, però bisogna vedere cosa resta dopo. E quindi... Luca, sì. Però è sicuramente aumentato il parco utenti, no? del tennis rispetto, diciamo, ai nostri anni, no? Non vado troppo indietro agli anni del mio papà. Posso farti vedere la foto di mio papà, che la mia mamma è andata a cercare apposta per mostrartela? Questa è la squadra, gloriosa squadra, la Châtillon, che ha vinto la Coppa Facchinetti, campionato italiano in terza categoria nel 66-70. Mio babbo è quello contrassegnato dalla Freccia, e questi suoi compagni di squadra: Pedrazzi, riconosco, Chiesa, Mori, Momigliano, Capitano, Folli, Cecchetti. Insomma, è una squadra meravigliosa di cui mio papà era... Guarda, Momigliano, se non ricordo male, si era candidato alla presidenza della federazione a inizio anni 70 contro Galgani. Ti ricordi bene le elezioni che erano state effettuate? Mi ricordo, ero bambino, però se la ricordano tutti. E poi devo dire che la Châtillon insegnava Gianni Cuccelli, uno dei più grandi campioni italiani, grande racchetta, che è stato il leader della squadra di Coppa Davis negli anni 40 del dopoguerra. Esordiva nel 39, poco prima che iniziassero le ostilità, ma ha trascinato l'Italia. Insomma, la formazione Cuccelli, del bello era famosissima, ed è quella che precede appunto quella di Gardini e Merlo, Sirola, Pietrangeli, e poi insomma i nostri, la squadra, quella che insomma tutti hanno potuto ammirare in televisione in quel bellissimo, diciamo, documentario, quindi la squadra composta da Adriano Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, che poi nel 76 ha vinto la Coppa Davis. E ritornando alla Coppa Davis, perché non ti ho risposto. Sì, sì. La Coppa Davis, tu hai parlato di rispetto, ma rispetto non c'è più, viene asfaltato qualsiasi cosa sull'altare del profitto. E questo, da un lato, va benissimo, perché chiaramente l'equazione dei conti deve tornare, però bisogna capire a quale prezzo. Quindi la Coppa Davis, ci sono stati giocatori che l'hanno resa grande, fatta arrivare fino a noi, proprio portandola come un sacro graal, come una reliquia. Immaginate che il grande Bill Tilden nel 19 va a strappare la Coppa Davis dagli australiani, partendo agli Stati Uniti, 45 giorni di nave. Cioè, erano cose, epopee, cioè qui siamo, voglio dire, alla storia, ma voglio dire, quindi gli sforzi di questi campioni che hanno onorato questa meravigliosa idea nata dal genio di Dwight Finley Davis, studente di Harvard, insieme ad altri compagni come Ward, suo compagno di doppio, e Malcolm Whitman, uno dei primi giocatori a tutto campo, come lo erano anche i fratelli Doherty inglesi, per intenderci dei Roger Federer ante litteram.
E questa Coppa Davis, che poi ha avuto, diciamo, le sue vicissitudini, non riuscivano a rilanciarla, anche perché il pianeta del doppio si è man mano svuotato. È una disciplina che ormai sono 20 anni, se non 30, che non viene più giocata dalle migliori racchette del mondo. Una volta tutti giocavano il doppio, cioè la top 10 del singolare giocavano anche il doppio. Adesso ci sono al numero 1-2 della classifica mondiale giocatori che non sono mai stati nei primi 100 del mondo di singolare, quindi i valori individuali sono incommentabili rispetto a prima. Quindi è un pianeta disabitato, e con la nuova formula il doppio ha un peso enorme, essendo quello decisivo ed essendo 3 i punti, quindi assume il 33% del valore. Quindi vuol dire che anche dal punto di vista del cosiddetto spettacolo da supermercato, mi permetto di dire, alla fine poi la differenza la fanno dei nomi che sono degli sconosciuti, quindi non si capisce neanche la ragione per la quale di questa formula, che anche dal punto di vista commerciale più terra a terra, voglio dire, quindi più basic, perché più una cosa è basica e ampia, più è di basso livello, è così, ha senso, piuttosto facciano 4 singolari diversi, 2 su 3, e un doppio, almeno sarebbe un'innovazione, usi il 2 su 3, va bene, però hai 4 giocatori di singolari e si misura anche la forza di un vero movimento di una nazione. Questa potrebbe essere un'idea, però non c'è tempo. Ma come non c'è tempo per la Coppa Davis? C'è un calendario pieno di tornei 2,50 che valgono poco o niente, cioè rispetto alla Coppa Davis, ovviamente, perché certo, rispetto sono grandi eventi, ma rispetto alla Coppa Davis anche una ATP 500 è il nulla. Per cui non si trovano 4, 5, 6 settimane all'anno, perché c'è il torneo, non so, 2,50 vatte la pesca, oppure perché hanno le esibizioni, perché poi vanno a fare le esibizioni. Ma stiamo scherzando? Ma qui vuol dire che l'ITF, che è la Federazione Internazionale, ha una responsabilità enorme, perché è un ente che ha il compito di proteggere e rilanciare il tennis e le sue proprietà, quindi gli Slam, il torneo olimpico, la Coppa Davis, e invece cede la Coppa Davis perché non sa rilanciarla. Allora perché esiste l'ITF? Perché la cede a un agnuco il suo rilancio? E questo sarebbe il rilancio. Abbiamo avuto una classica meravigliosa in Spagna tra Australia e Francia, mi sembra, 30 spettatori. Quindi vuol dire che è fallimentare questa formula, sia dal punto di vista dello sport, sia dal punto di vista degli spettatori, perché non può andare deserta una classica come Francia-Australia. E questo lo diceva anche il presidente della federazione francese, che ricordo, Gilles Moreton, ci ha anche giocato contro in doppio. Quindi e questa è una grave responsabilità della federazione internazionale. È vero, ha preso i soldi, però ragazzi, la Coppa Davis è un gioiello del tennis mondiale, creato dallo sforzo immane di campioni enormi che si sono susseguiti nel tempo. E tu che fai? Vendi i gioielli di famiglia? La Coppa Davis è la signora del tennis, è come una figlia, cioè vendi. Hanno venduto una figlia al bordello di Calcutta, hanno preso i soldi e dicono che sono bravi. Ma è una cosa, ma vergognosa, ma indecente, voglio dire. È una cosa indecente. E in più il risultato è questo qui. Ma io dico, se fossimo in un mondo normale, il board dell'ITF dovrebbe dimettersi, essere preso di peso e ribaltato. Invece tutto passa in cavalleria, come tutte le cose, anche le cose più gravi o importanti, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, voglio dire, ne succedono. Mi sembra che stiamo vivendo un periodo bellicoso, mi sembra che i mondiali in Qatar sia morto più di un lavoratore per costruire quegli stadi, non fregano niente a nessuno. E quindi, cioè, è un mondo dove regna un'ipocrisia titanica, colossale, per cui si va avanti così. Figuriamoci la narrazione di uno sport, per quanto artistico, importante, seducente, affascinante come il tennis, che certo non è importante come
altre cose, come la formazione dei giovani, la scuola, la salute delle persone, la sicurezza, figurati. Allora tanto vale fare la carta più alta e dire però quello lì che ha preso l'asso è bravo, tutto fortuna, però hai visto come l'ha tirato su bene, con è molto tecnico. Approfondimento. Chiarissimo Luca, chiarissimo, saluto gli amici che stanno seguendo, sono felice che vi stiate trovando in questa serata con Luca Bottazzi, che avevo una voglia pazza veramente di ascoltare. Luca, tra l'altro il tempo vola, dimmi tu quando, sì, quando devo lasciarti. Non ci sono problemi, siamo partiti tardi. Chiaramente mi ha scritto il mio amico e avversario di sempre Andrea, che mi dice guarda, non ce n'è, la mano di Federer non ce l'ha nessuno, è inutile che cercate di convincermi, per cui è impossibile, Luca, scardinare secondo me nella mente, no, di coloro i quali amano Federer, lo amiamo tutti, perché sicuramente però è ritenuto l'emblema, non c'è assolutamente. Sì, perché voglio dire, è ritenuto l'emblema perché tutti pensano che il campione attuale sia più forte di quello di prima, quando ognuno è campione di se stesso. Faccio un esempio, sarebbe come prendere per i fondelli Leonardo, che immaginava le macchine volanti, ma non ha spiccato il volo come i fratelli Dwight, quindi Leonardo è un pirla. Hai capito? Cioè questo è il concetto, hai capito? Oppure posso dire che altri esempi che possono essere correlati alla navigazione, siccome i cartaginesi navigavano i fenici nel mare Adriatico, nel mare Adriatico, sì, ma anche il Tirreno, nel mar Mediterraneo, però non hanno attraversato l'Atlantico come Colombo, quindi che roba è? Bisogna rientrare nella dimensione di ogni... Voglio dire, per esempio, record di Borg. Borg ha vinto 3 Parigi e 3 Wimbledon nello stesso anno, quando terra e erba erano, e l'erba era molto diversa. E quello è un record che non ha nessuno, non ce l'ha Djokovic, non ce l'ha Nadal, non ce l'ha Federer. Rod Laver ha vinto 2 grandi slam, 62 e 69. Se nel 62 era uno slam povero, perché era tra i dilettanti, tant'è che quando lui passò dai professionisti con Odd, Gonzalez e Rosol, ne beccava di santa ragione, però poi è diventato anche il numero uno dei pro, e quando è arrivato l'era Open ha vinto tutti e 4 i tornei dello slam di nuovo. Quindi ognuno ha i suoi record, ognuno è... Poi Federer, per carità, un giocatore straordinario, non è che lo scopro io, un giocatore che ha dimostrato con i risultati soprattutto, perché ci sono giocatori, non dico l'altezza di Federer, che giocano secondo l'immaginario collettivo con uno stile... sublime. Faccio un esempio: Dimitrov, Gasquet, ce ne sono. Siccome non hanno vinto nulla rispetto allo svizzero, restano lì. Quindi ciò che celebra lo svizzero intanto sono le sue vittorie, punto numero uno. La sua grande forza è stata quella di mettere per un certo periodo una distanza grande tra sé e il numero due. Dopodiché è stato agganciato, non voglio dire superato, perché Nadal, Djokovic e Federer appartengono alla stessa specie dei super campioni, quelli leggendari, come Tilden, come Lever e compagnia. Ci metto dentro anche Borg e Sampras, poi c'è chi ha avuto qualche limite in più, qualche limite in meno, perché Sampras sulla terra ha vinto molto poco, però c'erano anche tanti specialisti sulla terra in quel periodo, non c'era certamente il massimo predatore della catena alimentare sul rosso che è Rafael Nadal, ma nell'epoca di Nadal bisogna anche dire che tanti specialisti non ce n'erano, così come sull'erba oggi non ci sa giocare quasi più nessuno, non ci sono quasi tutti giocatori da cemento adattati un po' alla terra e all'erba, che sono le due uniche superfici di scivolamento dove ci vuole un'altra capacità di sapersi muovere e quindi correlare ai rimbalzi della palla. E quindi un grande specialista come Nadal ha potuto divorare tutto quello che c'era,
così come Roger Federer sull'erba, però attenzione che Novak Djokovic il prossimo anno potrebbe pareggiare i conti a Wimbledon con Federer, perché se arriva a 8 vittorie, in più 8 vittorie a Wimbledon, di cui, se non sbaglio, 3 finali contro Federer. Contro Federer, certo. Sull'erba in finale contro Djokovic non ci ha mai vinto. Non voglio dire che allora è meglio Djokovic. Sono 3 campioni meravigliosi, ma continuare a sostenere che grazie a questa maggior capacità di simulazione, perché è un attore fantastico, di far sembrare tutto semplice ciò che non è, rende Federer molto più diretto per chi il tennis lo conosce poco, punto. E quindi, siccome lo conoscono poco in forma approfondita, in tanti, a tanti piace di più Federer. È un'equazione molto semplice. E ora dico un'altra cosa: Federer piace da morire pure a me, voglio dire, perché questo è ovvio, però a me piace moltissimo anche Djokovic e anche Nadal, anche Murray, che diciamo è una classe più bassa rispetto a questi 3 mostri. Luca, io una cosa prima di lasciarti andare davvero, perché quello che mi ha scioccato di più nel momento in cui ho riprovato a giocare, tenevo a dire che non volevo assolutamente sminuire Federer, al contrario, no, è una follia. Voglio solo dire che gli altri 2 appartengono alla sua stessa dimensione. Ok, senza rubare niente a nessuno, no? Questo è il concetto, cioè assolutamente con merito. Quello che dicevo, ho trovato disarmante nel tentativo di rientrare, probabilmente chi dei miei compagni di squadra ha continuato a giocare non si è reso conto, no, di questa evoluzione che la disciplina ha avuto, parlo dagli anni 80 in avanti, no? Dall'epoca di Borg, però non è stato così violento il suo arrivo, secondo me, come in realtà è stato violento il cambiamento degli ultimi 15 anni, credo, no, di questa disciplina, però correggimi se sbaglio. Però quello sport là non è più lo sport di adesso. Cioè, io ti dico, ci ho provato, mi sono reso conto che la fatica, il cambio dell'impostazione di gioco non è quella che mi è stata insegnata dai già citati miei Beretta e tutti gli altri istruttori con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. Mi spieghi qual è il cambiamento più grosso che ha subito questa disciplina, questo sport? Beh, intanto restano immutati alcuni elementi, come i 3 modi attraverso i quali si acquisisce il punto, che ho già detto prima, attraverso l'errore procurato, l'errore gratuito e il vincente. E quando queste 3 fasi si verificano per un terzo, significa che è una partita di grande qualità. Questo avveniva prima e avviene ancora adesso. La palla resta per 3 millesimi, 4 millesimi di secondi sulla racchetta, per cui un incontro di 5 ore, dove si giocano 5-7 e quasi 1000 colpi a testa, la palla resta sulle corde 6 secondi. Quindi ciò che invece è intorno a questi 6 secondi, restano le 4 ore 59 minuti e 54 secondi, dove bisognerebbe approfondire le fenomenologie che portano poi al risultato che viene fuori appunto dalla mente e dalle corde della racchetta. E questo resta immutato. Così come affrontare la decisione, le posizioni sul campo, la strategia, la tattica. Ciò che cambia è il rapporto spazio-temporale, ovviamente, perché con i nuovi materiali la palla viaggia in aria a un'altra velocità e soprattutto acquisisce degli spin ancora più ipertrofici, tant'è che il campo è lo stesso dal 1884-85, ma oggi sembra molto più largo, visto che i giocatori stanno 4 metri fuori dal campo, perché la palla non è mai saltata così in alto, non è mai saltata in questo modo. Le seconde palle di servizio di alcuni giganti come Isner addirittura tendono a scavalcare i giocatori che rispondono 3-4 metri fuori dal campo per cercare di rallentare da un lato la velocità, però
in quel modo si pongono fuori posizione e aprono gli angoli, quindi la coperta è sempre corta. Queste sono racchette quasi da non vedenti, con tutto il rispetto, nel senso che sono potentissime, regalano potenza, regalano spin e regalano controllo. Ragazzi, più di così è impossibile. E vogliamo parlare delle scarpe? Il treno inferiore, scivolano sul cemento, hanno dei pneumatici, rubo un attimo il tuo mestiere, hanno dei pneumatici che praticamente consentono di fare una curva a gomito a 200 all'ora, con le superga di tela dove vuoi arrivare, quelle di un tempo, cioè non puoi muoverti a questa velocità e con questa aderenza sul campo, perché più il treno inferiore, traduco, i piedi, le gambe hanno stabilità, più la parte superiore nella sua azione è garantita, nella precisione, nella continuità d'azione. Quindi le palle che sono cambiate, ma soprattutto l'omologazione dei campi voluta a inizio anni 2000 dall'ITF per cercare di rendere meno diverse le azioni sulle varie superfici. Va da sé che l'erba è sempre più veloce della terra, ma hanno cercato di rendere l'erba più rimbalzosa, cioè il sottomanto è molto più duro rispetto quando giocavo io, alla nostra epoca e ancora prima, come per dire che il manto erboso era appoggiato sopra, come si dice, un materasso, mentre adesso è appoggiato sopra una superficie dura come il cemento, quindi la palla salta più alta. Se la palla salta più alta vuol dire che resta più in aria tra primo e secondo rimbalzo, quindi il gioco è più lento. Oggi il gioco è più veloce in aria, dove la palla è un proiettile, quando rimbalza è molto più lenta. Con all'epoca del legno era il contrario, in aria era più lenta, meno carica d'effetto, ma quando rimbalzava tendeva a morire tra primo e secondo rimbalzo. E tu la dovevi tirare su con una racchetta che pesava il 30% in più, e in più non era bilanciata come quelle di oggi in testa, e con queste racchette tu puoi accelerare in uno spazio molto ridotto, cioè uno spazio così puoi dare un'accelerazione con la testa della racchetta pazzesca. Con legno devi sradicare una pianta, perché, per intenderci. Certo, arrivi più facilmente ad intercettare la palla col gioco con legno, e poi che ci fai? Cosa fai? Cioè è difficile a quel punto produrre qualità, mentre con queste racchette, per rendere il discorso più semplice, il problema è intercettarla, ma una volta che l'hai intercettata la palla va di là da sola, tant'è che questi servizi a 200 all'ora, se uno riesce a intercettare la palla, e i campioni ci riescono, hai un effetto boomerang, viene fuori una risposta pazzesca, mentre con legno tu la prendi e poi che fai? Alzi la risposta, l'altro fa la volée sopra la rete. Quindi cambiano i paradigmi, ma alla fine, gira che ti rigira, se andiamo a vedere i numeri, è la stessa cosa. Però andrebbe ecco perché è sparita la volée, perché siccome la palla prima in aria galleggiava di più, era possibile intercettarla. E dovevi avvicinarti per fare il punto, perché di rimbalzo da 25 metri nessuno faceva i punti con legno, mentre con queste racchette, siccome non riesci a intercettarla dentro perché è un proiettile, aspetti che si alzi e poi praticamente smecci di dritto e di rovescio. Ecco perché ci sono dei giocatori alti 2 metri che giocano solo da fondo campo e non sono capaci a giocare al volo, cosa che prima sarebbe stato impossibile. Un giocatore di 1,90 come Smith doveva venire a rete per forza, altrimenti da fondo campo non avrebbe mai vinto un solo titolo. Quindi la tecnologia, i materiali e le situazioni cambiano, modificano. Non si può abboccare al fatto che oggi i fenomeni della bracciologia dicono guarda come tira, ma oggi giocare in demi volée in mezzo volo con queste racchette riescono anche dei seconda categoria, a loro modo dei terza categoria. La dico brutale: se togli questa tecnologia di mezzo e si gioca con la Dunlop di legno che ha un fusto lungo con un piatto corde piccolo lontano in periferia e non una racchetta come queste che ha il cuore aperto col piatto corde attaccato al manico come le racchette dei bambini, la bracciologia anche di Roger Federer sparisce in 2 secondi e mezzo, non c'è più, perché non si può giocare così. Quindi il genio di Federer sta nel fatto che ha saputo sfruttare la tecnologia a vantaggio per
inventare un nuovo gioco. E chi più di Nadal, che ha inventato il tiro forte ma alto? Forte alto va fuori, è un ossimoro, è come ghiaccio bollente di Gaber. Però lui attraverso questi materiali ha potuto giocare e creare queste paraboliche alte, cariche di spin, dove tira molto forte, alto sulla rete, la palla cade anche sulla metà campo e poi ti scavalca. Se fai una roba del genere con legno, ti attaccano tutti sulla rete, ce li hai tutti addosso, cioè è un autogol. Quindi dipende anche che... Quindi bisogna un attimo sapere qualcosa di più prima di affermare cose nell'assoluto. Dopodiché le cose fatte da Federer sono straordinarie e irripetibili, come a suo modo quelle che ha fatto Tilden con i suoi materiali, Lever con i suoi e Meccaro con i suoi, e via discorrendo. E il tennis continuerà a evolvere verso nuovi orizzonti, fermo restando il regolamento attuale, perché se poi si gioca al colpo secco, a quel punto anche la casalinga di Voghera, con tutto il rispetto, ha le sue chance per entrare. Può vincere la Davis. Certo. La possono schierare in Davis. Certo che pensare a questo signore qua, Odd, che andava a tagliare la legna, no? con l'ascia per potenziare il braccio per il servizio, e poi con quella racchetta lì, lui usava Dallo, se non ricordo male, serviva a 170 km all'ora. Beh, Luca, devo dirti che io un filo nostalgico sono anche nei motori, no? Però qui sarà che arrivo da quegli anni lì, sono cresciuto pensando a quel tipo di campione. Io adesso faccio fatica, no? Una volta entrammo in campo, bene o male eravamo tutti impostati più o meno bene. Adesso vai dentro con uno e dici, beh, questo qui non gliela faccio mai vedere, faccio zero game, perché tira delle palle super arrotate, il doppio della mia velocità, e dici, vabbè, ho capito, non fa più parte della mia esperienza sportiva, no? Abbandono, è quello un pochino. Ma sai, con legno, vuol dire, le possibilità di poter colpire la palla e indirizzarla erano meno rispetto con queste racchette. La palla la colpiscono così in mille modi, sono delle racchette per randellatori. Poi la gran classe di alcuni giocatori la sfruttano per fare cose memorabili, ma ci sono giocatori probabilmente oggi che con legno tirerebbero sotto la rete o fuori dal circolo per il modo con cui colpiscono la palla. Per cui queste racchette sono dei facilitatori straordinari nel colpire, nel restituire, estremamente restitutive. Per cui, ma lo si vede, lasciamo perdere i campioni, nella fish d'ingresso. Cioè oggi poter tirare tre palle di là e potersi divertire è molto più facile rispetto a un tempo. Quindi ben venga questa tecnologia, perché dal punto di vista commerciale è molto più accogliente. Sai, incominciare a fare una partitella, a buttarla di là con legno, ci volevano molte più doti e molto più tempo. E questa qui invece ha praticamente ridotto l'equazione a poche doti e meno tempo per ottenere il risultato di poter giocare. Quindi dal punto di vista commerciale è favoloso. Poi se uno si sente un campione, ma questo è un problema suo, sai, è come la letteratura. Cioè, attraverso le lettere si compongono le parole, con le parole si compongono delle frasi o dei versi o delle poesie. Hanno scritto anche la Divina Commedia. Poi se uno scrive la lista della spesa, 4 kg di patate, 3 kg di pomodori, si sente Dante. Questo è un problema suo, forse il problema, non so, dei social o mediatico, di quello che fanno credere, diciamo, alla massa per ampliare. Quindi sono tutti Dante, con 200 parole che conoscono. E questo, bisognerebbe fare un po' più di autocritica, però chi fa autocritica è visto come pesante, il bastian contrario, quello che chiaramente canta fuori dal coro, e quindi si dà meno spazio, perché è meno utile alla vendita dello shampoo e della merendina di turno. Questo è pacifico. Anche se, forse, io penso anche il contrario, una bella fetta di pubblico invece, a mio parere, ne vorrebbe sapere molto di più. Secondo me sarebbe molto più fidelizzabile,
e quindi a quel punto, se devi vendere quel tipo di prodotto anche con la pubblicità, forse hai anche un'altra credibilità. Credibilità che ormai oggi, che parola è? Credibilità, rispetto, cultura, sembrano quasi delle parolacce, cioè appesantiscono. Ma poi basta saper, voglio dire, calarle senza troppo peso, però è chiaro che un minimo di attenzione, un minimo... ma oggi la gente non sta più attenta. Vabbè, allora che facciamo? Le partite di calcio da 90 minuti, da 9 minuti? Ma è una questione di attitudine culturale. Ma sai che in India, per dirti, è un fatto culturale, la partita di cricket, ho saputo che ce n'è stata una che è durata 8 giorni ed è pieno così il cricket. È il secondo sport più seguito al mondo dopo il calcio. Il calcio 4 miliardi di appassionati, il cricket 2 miliardi e mezzo, dura delle giornate. Quindi, ma che diavolo dico? È una questione di abitudine, di ambiente. Certo che se il tuo ambiente ti abitua allo spot pubblicitario, oltre non ci stai più con la testa, è chiaro che oltre i 90 secondi ti esplode il neurone, hai capito? Ma questo è praticamente, voglio dire, chi riceve questo continuo, mi viene da dire allattamento, perché mi viene proprio in mente il bambino piccolo attaccato al seno materno, questo alimento, è chiaro che non può che peggiorare. Quindi, se continuiamo così, cari signori, cari amici appassionati, in generale si prospetta un grave peggioramento. Quindi più guardate le minchiate e più peggiorate, punto. E meno capite di questa disciplina così bella. Infatti io voglio imparare. Il chiaro è che, Luca, secondo me c'è anche una questione culturale, no? Sul fatto del cricket ti do assolutamente ragione, però basta andare in Inghilterra e capire anche lì che cosa vuol dire il cricket, no? Come immagino in India, dove non sono mai stato, per capire che la cultura, secondo me, nello sport la fa da padrona. E poi posso dire anche che un match, magari non tra McEnroe e Becker, o finale US Open tra due pezzi da 90, ma anche un match di secondo turno, però raccontato Tommasi Clerici è fin troppo facile, ma dallo stesso Lombardi Scanagatta, cioè erano delle lezioni alle quali partecipavi volentieri e la stavi a seguire. Secondo me quello fa molto la differenza. Questo che hai detto è lapalissiano, però probabilmente chi decide questa cosa non la capisce o non la vuol capire, non gli interessa, perché hanno altri equilibri da difendere, è pacifico che sia così. Pazienza, voglio dire, non importa. È che mi viene in mente sempre quello che hai fatto vedere tu, per esempio Liu Hod. Molti non sanno che nel 55, se non smemoro, forse dal 56, Liu Hod è arrivato a una partita del Grande Slam, ha vinto Australia, Parigi, Wimbledon, finale a New York, ai campionati americani, perché allora era ancora la differenza tra dilettanti e professionisti, e perde al suo compagno di doppio Ken Roswell. Quindi aveva vinto 3 slam e una finale. Ma in più cosa aveva fatto? Aveva vinto tutti e 4 i tornei, o 3 o 4, pure di doppio dello slam. Cioè, quindi questa roba uno non la sa e dice però questo tizio, Caio, ognuno è campione della sua epoca. Ora ho fatto un esempio di un'annata di Hod che tra singolo e doppio aveva dominato, più dominante di così. Quindi il tennis è stato dominato da grandi racchette, e si può dire che i giocatori che hanno saputo creare il baratro tra sé da numero uno e gli altri sono quelli che hanno fatto così Tilden negli anni 20, Baggio negli anni 30, Kramer nei 40, Gonzalez nei 50, Lever nei 60, Borg nei 70, Lendl e McEnroe negli 80, nei 90 Sampras, poi Federer e poi Nadal e Djokovic. E poi si può anche dire che questi tre favolosi campioni che hanno sedotto la platea mondiale e hanno anche grazie, voglio dire, alla tecnologia, perché voglio dire, Federer, Nadal e Djokovic li vediamo in continuazione ogni minuto del giorno, in ogni spot. Lever quanto lo vedevi? Pelé quanto lo vedevi? Mohamed Ali quanto lo vedevi? Se fossero oggi, sommergerebbero le televisioni in continuazione. Quindi questi sono sicuramente i campioni più visti di ogni epoca mondiale del tennis, questi tre.
E poi si può dire, per fare una sintesi, che Federer è l'arte del gioco, Nadal è l'agonismo, mentre Djokovic è la scienza del gioco. Ecco. Quindi questo, diciamo, questi tre sono chiaramente un qualcosa di favoloso. D'altronde nel Rinascimento contemporaneamente si sono trovati faccia a faccia, se non mi sbaglio, Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Ecco, per quanto riguarda il tennis, questi tre abbiamo vissuto una bella epoca con loro, quelle figure rinascimentali lì, e bisognava approfittarne, a mio parere, il più possibile per cercare di fidelizzare il pubblico in un modo più profondo, attraverso qualche strumento culturale in più e non solo superficiale di passaggio per fare cassa, voglio dire botteghino, perché tre così è difficile intercettarli. Occasione mancata. Secondo te loro sono consapevoli di questa, di questa loro realtà, di quella che tu hai fatto, che Roberto, che poi ha corretto Bela in bella, dice bella comparazione. Loro sono consapevoli di questa cosa, Luca, Roger, Nole e Rafa? No, loro sono consapevoli di una cosa, di quanto siano stato un moltiplicatore economico, perché mai è successo nella storia del tennis che siano schizzati così in alto i montepremi. Mi spiego. Quando Federer vince il primo Wimbledon, vince 800.000 sterline. L'ultimo Wimbledon, 4 milioni. Cioè, si è moltiplicato per 5. Un tempo, io mi ricordo, ero anche nel Main Draw in Australia, $800, avevo 23 anni, ho smesso, non sono andato, mi sono cacciato, ho smesso, ho ripreso a studiare, ho fatto altro, cioè era inutile stare a 110, 120, 130 del mondo. Ma anche 80, 90, o stavi nei 30, nei 40, nei 50, alla mia epoca non aveva senso. Oggi, per esempio, ti faccio un esempio, Benoit Paire, il barba, no? Quello che fa quelle sceneggiate in campo, quest'anno ha giocato 26 partite, cioè 26 partite, è un professionista a livello di impegno, io credo che un quarta che fa l'avvocato faccia la stessa attività di Paire, gioca 26 partite, ne ha vinte 4, e ha incassato $610.000. Cioè, ragazzi, è una roba... Cioè, Per in carriera ha guadagnato più di Borg, Connors e McEnroe messi insieme. Cioè, è una roba... Follia. Cioè, voglio dire, uno dice, ma erano un'altra epoca. Ho capito, ma Borg, McEnroe e Connors sono delle leggende. Per è invece un emerito... Lasciamo perdere. Ok? Maleducato. Per cui, di cosa stiamo parlando? È talmente premiante, voglio dire, questa situazione, che anche uno come Karlovic, voglio dire, non ha mollato fino all'ultimo. Ora non so se stia ancora giocando, forse è ritirato, ma ha oltre 40 anni, guadagnato milioni e milioni di dollari, giocatori ben più forti di lui del passato, come rispetto ai campioni, come non so, ricordo Marty Rissen negli anni 60-70, e più recentemente, se vogliamo, anche i Todd Martin. A un certo punto il tennis ha fatto uno switch enorme tra anni 90 e 2000. Faccio un esempio banale: prendo Andrea Gaudenzi, che è l'attuale presidente ATP, che è stato 18 del mondo, e Andrea Seppi, è stato 18 del mondo, ha avuto una carriera un po' più lunga. Andate a vedere il montepremi di Gaudenzi e quello di Seppi. Quello di Gaudenzi è, se non sbaglio, 7-8 milioni, 6-7-8 milioni. Quello di Seppi si avvicina ai 20 o li supera. È la stessa carriera, voglio dire, come picco, come... E parliamo di 10 anni di differenza, non di 100 anni di differenza. Per cui, beati quelli di oggi... Il tempo, cioè, mi ricordo sti 1500 euro il primo turno a Parigi, oggi sono 60.000, una volta si facevano $100 alla volta, oggi se vinci mezza partita in un tabellone ti piovono addosso migliaia e migliaia di dollari. Il costo della vita è cambiato, ma non è vero che gli stipendi base dagli anni 80 a oggi
sono 100 volte più alti. Non è così. I montepremi del tennis sono tra sì. 80 volte più alti, cioè benissimo, perfetto. E quindi ci vorrebbe anche maggior responsabilità da parte di questi professionisti con quello che guadagnano, non dovrebbero fare certe sceneggiate. Ora mi permetto di dire, cioè quello che fa Per in campo, ma non per il fatto di spaccare le racchette, che non va bene, poi è capitato a tutti, anche a me, voglio dire, è il fatto di buttare via la partita. Cioè, ho visto a volte delle situazioni in cui non giocano, cioè si incazzano, lasciano andare il match e non giocano più. E poi dicono, ma Connors, ma McEnroe, per carità, si sono comportati male in campo, tutto quello che volete, ma io non ho mai visto Connors e McEnroe buttare via un punto in tutta la carriera. Cioè, questa è la cosa peggiore che si possa fare. Mai. Inaccettabile, no. Anche nel rispetto di chi paga il biglietto, che vuole vedere per l'appunto la partita, quindi la contesa. Che fai? Te ne vai dal campo? No, non è possibile. E troppe volte sono viste queste sceneggiate qui, con delle conseguenze, diciamo, non adeguate al fatto. Benissimo, Luca, stanno arrivando tante domande, ma ti ho rubato già 1:20 e voglio evitare che tu non mi risponda più al telefono nei prossimi giorni, per cui io ti ringrazio infinitamente. Ricordo agli amici appassionati che il libro che potete acquistare su Amazon Breakpoint di Luca Bottazzi è disponibile ancora nella top 10 dei libri dedicati a questo meraviglioso sport. Io spero che Luca abbia voglia, compatibilmente con i suoi impegni da docente universitario, di dedicare ancora qualche serata, se avrai voglia e tempo, Luca, saremo strafelici di essere qui ad ascoltarti. Come vedo le domande degli appassionati, fatele, perché io non farò altro che girarle a Luca personalmente, poi eventualmente deciderà di rispondervi in diretta, in trasmissione qua con noi. Luca, grazie mille, è stato grazie un vero piacere. Grazie agli amici ascoltatori che mi hanno sopportato per questo tempo. È stato bellissimo ascoltarti. Grazie ancora a tutti, ci vediamo presto. Breakpoint, ciao Luca, grazie ancora, un abbraccio, buona serata.